quest'opera, appunto, come diceva Giusi, si chiude la carriera operistica di Rossini. Ed è incredibile come nel 1829 un Rossini, poco più che trentenne, abbandona le scene operistiche. Questo perché? Perché, come dire, cambiavano i tempi. Da lì a poco ci sarebbe stato un altro grande colosso della musica italiana, che è Giuseppe Verdi. Dico soltanto che quest'opera è legata a un fatto particolare. Noi oggi amiamo molto, diciamo, come sempre, il nostro paese dell'opera, quindi dal 1600 in poi si è sempre fatta tantissima opera rispetto, per esempio, ai paesi di lingua tedesca, la Mitteleuropa, dove si faceva molta più musica strumentale. Nel 1829 c'è questo fatto che per la prima volta si sentiva il cosiddetto do di petto, cioè dove i cantanti per noi oggi, i do di petto di Giacomo Laurivolpi, dei grandi tenori, è un punto d'arrivo dove il pubblico diventa, come dire, osanna, se non sente il do di petto il pubblico, insomma, non è contento, deve sentire il do di petto. Ecco, fino ad allora il do di petto non esisteva, è stata un'invenzione, una trovata di questo Dupré, che fu il primo interprete di quest'opera. E non piacque perché Rossini era legato ancora al bel canto, quindi all'opera precedente, a Cimarosa, insomma, alla grande scuola del, diciamo, del 700 e del primo 800. Per cui da questo punto in poi Rossini non scriverà più un'opera, proprio perché sente che, come dire, si entra in un mondo che non gli appartiene più. E quindi per noi oggi, quando sentiamo i do di petti, di petto, per noi un grande, in realtà Rossini questo non piacque. Niente, questo lo dico anche perché è un fatto proprio storico, che si chiude, come dire, con Rossini un mondo e se ne apre un altro, che invece do di petto, come sappiamo, l'opera ne è piena, ne è ricca, ovviamente perché con Verdi, con l'opera romantica, come dire, c'era un altro senso estetico del suono e del canto. Questa sinfonia è veramente molto difficile, è come se fosse anche un po' un piccolo, diciamo, poema sinfonico. Ascolterete anche un temporale, che temporale, per esempio, nella musica sinfonica è molto popolare, molto conosciuto, quello tratto dalla Sesta Sinfonia di Beethoven, la Pastorale. E poi sentirete invece un Ranz de Vache. Ranz de Vache non è una parolaccia francese, ma semplicemente è un canto delle mucche, delle vache, quindi delle vacche, più propriamente, che è un tema che Rossini, credo che sia originale, che Rossini aveva sentito e aveva poi riportato proprio, che è il tema che farà questo strumento bellissimo, un po' particolare, vedete, un oboe un pochino più grande che si chiama corno inglese. E sentire dietro, ecco perché? Perché questo era un richiamo che usavano, appunto, si può dire i baccari, credo, ecco, e quindi Rossini lo inserisce all'interno di questa sinfonia. Altro non da dire, se non augurarvi da parte mia e da parte del Corpo Musicale di Villa Santa un buon Natale e delle buone feste, un buon 2016.